Diamo il nostro buongiorno a Benedicta Fröhlich, scrittrice svizzera, vero? O anche italiana? Tutte e due, due. Scrittrice svizzera e italiana, nella nostra rubrica, nel forma di chiasso TV Caffè Letterario. Eh, lei ha scritto, poi mi corregga se sbaglio, due romanzi, due romanzi che io ho letto, e oggi parleremo soprattutto di quello più recente, L'Indicibile Inverno, che è una storia ambientata giusto, vabbè, siamo da pochi giorni nel 2021, ma a cent'anni di un'impresa un storica e anche in qualche modo mitica. La spedizione Scott in Antardide, che fu una spedizione avventurosa ma anche tragica. Il protagonista di, di questo romanzo, Appunto L'Invincibile inverno di Benedicta Fröhlich, è un giovane della upper class inglese con, eh, diciamo, una sua storia bipolare, di, di disturbo bipolare, che si ritrova, però se stesso in questa, in questa comunanza di persone che hanno uno scopo ben preciso che viene in parte ottenuto e in parte non ottenuto, ma lasciamo a Benedicta Freulich eh, darci un piccolo assunto, tanto per iniziare, di questo suo bel romanzo, fra l'altro scritto molto bene, in punto di pena è molto scorrevole. Eh, gra grazie mille per l'invito e grazie per, le, come dire, per il complimento apprezzatissimo. Sì, il romanzo è un cosiddetto romanzo storico-biografico. Vale a dire che parte da un, un fatto realmente accaduto, come lei diceva, appunto la spedizione antartica, eh, diciamo, britannica, organizzata dagli inglesi tra il 1910 e il 1913, in piena epoca, diciamo, ancora imperialista per molti aspetti. E eh, effettivamente si trattò di un'impresa un molto eroica e molto coraggiosa, però destinata a finire tragicamente, in quanto gli inglesi vennero battuti sul tempo da, dal norvegese Amundsen, che fu il primo a raggiungere il Polo soltanto poche settimane prima di loro e eh, il, il cosiddetto polar party, cioè il gruppo di uomini che si era spinto fino al polo, nel tornare indietro, insomma, venne poi alla fine, ahimè, ehm, sconfitto dagli elementi, quindi perirono eh, tutti. Naturalmente ci furono i superstiti, che erano quelli che erano rimasti più indietro e si erano fermati prima e non erano arrivati fino al polo, tra cui Epsle e Cherry Garrard, che è uno dei due protagonisti del libro che appunto un era un giovane aristocratico, eh, diciamo, dell'aristocrazia dell terriera di un tempo, che una razza che stava lentamente sparendo già all'epoca, e che effettivamente venne sconvolto completamente da, 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 dalla disgrazia della spedizione, in quanto... Eh, lui eh, si era imbarcato in questa impresa non tanto per la gloria del, del desiderio di raggiungere il Polo per primi e di piantare la bandiera britannica, quanto piuttosto per un desiderio di trovare se stesso in una sorta di comunione mistica con i compagni di spedizione, come appunto accennava prima lei che effettivamente lui trova in questa spedizione perché lui entra in contatto con persone eh, per lui meravigliose che influenzeranno molto fortemente il resto della sua vita. Lui aveva soltanto 24 anni all'epoca quindi era molto era proprio come una spugna che assorbiva qualsiasi cosa purtroppo la disgrazia della spedizione quindi il fatto che le, proprio le persone a cui lui si era affezionato muoiano nel viaggio di ritorno dal Polo, per molti versi, rischia di distruggergli la vita perché lui sarà perseguitato per il resto della sua vita dal famoso senso di colpa del sopravvissuto. E in, in questo si eh, espleta la sua, diciamo, sindrome bipolare, quindi il suo disagio psichico, che è poi l'elemento che lo mette in contatto con il personaggio del presente che vive nel 2012, quindi cent'anni dopo i fatti storici e che è a sua volta una persona sofferente a livello psichico, una ragazza trentenne e che creerà nell'arco del romanzo questa sorta di comunione spirituale con Cherry Garrard, per l'appunto. E in qualche modo si può dire verrà salvata da, da, da Garrard, no? da questo personaggio, occupandosi di questo personaggio capirà anche molto di se stessa, ma anche il libro, almeno... Io l'ho trovato davvero così, ha una uh, forte impregnatura proprio di insegnamento quasi morale. No? come dire, ecco, nelle difficoltà esce fuori l'umanità. Magari noi oggi siamo abituati anche a questa terribile pandemia. Siamo stati abituati troppo bene, e quando, e quando ci troviamo di fronte alle difficoltà, difficoltà addirittura veramente soverchianti, no? delle spedizioni polari di quel tempo che non avevano la nostra tecnologia, magari anche. Per scelte, no, loro, eh, so che Scotzi portò dietro i pony, mentre a Munsen, i cani, i cani, quelli, eh, diciamo, d'inverno che funzionavano molto meglio. Ma insomma, a parte tutto questo, eh, que questo personaggio in realtà salva la sua, chiamiamola così, biografa, no? Sì, perché in effetti, come, come, come diceva lei, c'è un discorso salvifico che passa dalle avversità. Nel senso che eh, in realtà eh, Charlie Garrard era un uomo profondamente idealista, aveva questa concezione dell'animo umano molto elevata e quando lui partecipa alla spedizione di Scott trova delle persone che a loro volta hanno una visione quasi mistica dell'esistenza, perché di fatto l'equipaggio di Scott è composto da personaggi per molti versi straordinari. E lui si lega a delle persone che hanno questa idea della cosiddetta selflessness, cioè la rinuncia del sé in favore, in virtù del, dell'esserci per gli altri e quindi c'è anche l'idea del sacrificio, perché poi naturalmente queste persone oltretutto moriranno effettivamente alla fine della spedizione. Però non c'è il dolore o il rimpianto o l'accusa. Nel, nel loro morire, perché in realtà c'è questa totale disponibilità verso l'avventura, verso la vita e verso l'altro. Quindi questo cosa comporta? Comporta il fatto che Cherry Garrard ha una visione dell'esistenza che gli rende paradossalmente difficile la realtà della vita quotidiana, perché lui fa molta fatica poi tornato dal polo a riabituarsi a quella che per lui è la meschinità del mondo quotidiano della vita quotidiana. Frida vive cent'anni dopo, quindi vive in una società che è completamente compromessa per molti aspetti, in quanto, come diceva giustamente lei, ormai viziata, abituata bene e una società non esattamente cavalleresca, ecco per intenderci. Quindi, lei, però, si rende conto che intimamente il suo animo non è troppo diverso da quello di Cherry Garrard, nel senso che lei, in realtà, al di là del proprio disagio psichico, lei non è mai riuscita a trovarsi a casa o a sentirsi a suo agio in questa società perché il suo punto di vista è estremamente old fashioned per molti aspetti, un po' come quello di Cherry Garrard. E quindi è come se questo personaggio la legittimasse, nel senso che lei si rende conto che le su I suoi punti di vista, le sue percezioni, i suoi sentimenti potranno essere anacronistici finché si vuole, però non sono né sbagliati né motivo di vergogna, tutt'altro. Quindi questo, in qualche modo, le restituisce un po' un senso di sé che aveva perso. Ma ecco, io allora su questo vorrei farle quasi una domanda personale. Mi sembra che lei sia un anglofan, no? Visto che anche il suo primo romanzo tratta la storia del, del celebre Lorenz d'Arabia, dopo che ha finito di essere Lorenz d'Arabia, la sua vita in Inghilterra, dopo la sua impresa. Ecco, questa, questa Inghilterra... Eh, old fashioned, no? come dice lei, ma, ma dalla forte tempra morale in alcuni dei suoi rappresentanti, e eh, rappresenta quasi un senso del dovere che va appunto oltre il sé, eh, va, va per un'impresa, va per. per per un bene comune ulteriore, poi naturalmente secondo, secondo le aspettative di queste persone cosa si erano, cosa si erano proposte? Ecco, ho azzeccato questo, questo, diciamo, perché lei scrive queste storie di questo genere, perché si interessa a questo? So che ha risieduto anche in Inghilterra per qualche anno, vero? Sì, io diciamo che sono un po' un caso particolare perché in realtà, pur essendo nata eh, in Italia e vivendo da tantissimi anni in Svizzera, però ho una formazione culturale profondamente anglosassone, nel senso che sono perfettamente bilingue, sono traduttrice, interprete, eccetera, e però ho studiato in Scozia, tra la Scozia e l'Inghilterra e mi sono diplomata la e quindi sono molto intrisa in realtà di cultura, storia e letteratura anglosassoni e anche di quella che è la cultura orale angloamericana che per me è, molto, è, è stato come dire, un grande maestro soprattutto per quello che riguarda la, lo storytelling ecco, eh, l'arte di narrare una storia diciamo che eh, l'Inghilterra avendo avuto questa componente storica molto colonialista e molto imperialista perché alla fine, ahimè loro hanno ancora adesso la percezione dell'impero britannico, come se l'impero britannico non fosse mai caduto, per molti versi. Loro ancora adesso sono molto intrisi di, eh, di ottica colonialistica e anche di un certo imperialismo. Ecco. Però hanno da, eh, la fortuna di aver avuto nell'arco della loro storia, anche recente dei personaggi che pur apparentemente rifacendosi a questa idealizzazione del, dell'inglese che va a conquistare il mondo, però avevano questa sorta di tempra etica estremamente sviluppata. Eh, ad esempio gli esploratori polari, eh, perché non c'è stato solo Scott, ma se entriamo in ottica irlandese, ad esempio abbiamo Shackleton, o comunque abbiamo dei bellissimi personaggi nell'ottica proprio del, de, dell'esplorazione, non solo polare, ma geografica in generale. E poi abbiamo dei personaggi assolutamente eretici, come ad esempio Lorenz d'Arabia, per l'appunto, che ancora adesso è un mistero, in quanto è assolutamente inclassificabile come figura storica. E quindi ci sono stati dei personaggi che seppur costretti all'interno di quella che comunque era una costrizione, perché l'educazione eh, anglosassone era estremamente costrittiva anche dal punto di vista appunto del, di questa sorta di orgoglio nazionalista che era molto, come dire, a cablan, per certi versi. Però ci sono state delle figure assolutamente geniali che hanno trasceso tutto ciò. E che sono poi le figure che a me affascinano particolarmente. Io ho passato tanti anni, ad esempio, a occuparmi di Charles Edward Stuart, principe settecentesco, però nato e cresciuto in Italia, che eh, intriso di un idealismo incredibile che fu il fautore dell'insurrezione giacobita del 1745, un'impresa totalmente disperata sotto tutti i punti di vista. Però di una bellezza, insomma, sem sembra un racconto cavalleresco, eh, insomma, arturiano per molti versi, però è successo davvero. E quindi queste cose a me si affascinano moltissimo perché c'è una componente etica comunque, di integrità morale, eh, che mi, mi affascina molto, questo sì. Senz'altro, anche perché nel, nel romanzo Terror di Simmons, che fra l'altro, è un autore di fantascienza, ci sono questi marinai. Che è un'altra spedizione al polare, però al Polo Nord che cantano Britannia domina i mari, poi invece vanno a finire. In... Quindi il tema ah, se... era, era, era sempre così facile, c'è l'intenzione... La storia vera si rivela diversa. Ecco, come ultima domanda a Benedicta Froeli, vorremmo chiederle cosa, cosa sta preparando. Immaginiamo che sta preparando qualcosa ancora, magari dal mondo anglosassone, in forma letteraria. Adesso sto preparando una cosa un po' eretica, in quanto eh, questa volta mi sono spostata in ambito più statunitense. Perché ehm, beh, sappiamo bene che comunque la, diciamo, la cultura anglo-americana eh, è definita anglo-americana proprio perché soprattutto la cultura orale statunitense nasce quasi totalmente dalla cultura orale britannica, irlandese, anche, anche scozzese. Quindi c'è questo fortissimo legame comunque, anche se poi in realtà sono due mondi assolutamente agli antipodi. Però eh, è capitato, perché poi non sono io che scelgo per, i, le storie e i personaggi, ma sono loro che mi cadono nel piatto letteralmente. Certo. <ride> Proprio è così. E, e adesso sto facendo, sto completando un, un romanzo incentrato su um, Clyde Barrow, che è praticamente la metà maschile della famosa coppia Bonnie e Clyde. E siccome normalmente la stragrande maggioranza dei testi verte su Bonnie perché Bonnie è molto più accattivante ed è molto più eh, consolante come figura per certi versi rispetto a Clyde. Si ritiene che sia più facile scrivere di Bonnie per molti versi. In realtà a me piacciono i personaggi controversi, le figure difficili, quindi giustamente ho scelto la, la metà più, come dire, più controversa della coppia. E però, insomma, è una storia molto interessante perché, dal punto di vista psicologico, è estremamente affascinante, ecco. E quindi sto lavorando su questo. Bene, quindi dopo Cherry Garrard ci troveremo con un nuovo Clyde della coppia Bonnie e Clyde per la penna veramente virtuosa e talentuosa di Benedicta Fröli. Che salutiamo e le auguriamo ogni ulteriore successo letterario Grazie, buona giornata Arrivederci.